Sì, allora, ecco, ci troviamo in questo momento in una pagina dove voglio mostrarti appunto come è possibile scaricare FileZilla e utilizzare il software FTP per la transazione dei file che andremo a creare sul nostro computer, in questo caso nel tuo computer, e poi andranno trasferiti sul server, quindi creare qualcosa prima all'interno del tuo disco locale e poi dopo andarlo a caricare direttamente sul disco remoto, quindi su quello che è il tuo server, lo spazio web che hai comprato o che hai creato in maniera magari anche gratuita, come offrono ad esempio i servizi di Altervista. E ci troviamo di fronte a questa videata. Praticamente ti basterà scrivere FileZilla su Google e il primo sito che ti appare è proprio questo qui. FileZilla è un ottimo file, ha soluzioni di base comunque gratuite e quindi andremo a scaricare quest'iconcina qui, che è la seconda che vedi. Quindi dovrai trovare Download FileZilla Server e ci clicchiamo sopra. Dopodiché avrai due possibilità. Ti consiglio di prendere FileZilla Server 34. Con l'estensione in .exe e quindi è più adatto a Windows. E poi andremo semplicemente a scaricarlo mediante questo link che si trova qui in alto. Quindi lo scaricheremo sul nostro computer, lo salverai in una cartella o sul desktop, dove meglio credi, e poi a riaprendolo ti basterà eseguire l'applicazione e quindi diciamo trasferirla direttamente sul computer. Una volta che avrai fatto questo lavoro, quello che troverai è questo. Questo è appunto quello che ti apparirà come forma del software di FileZilla. FileZilla quindi ti permette di entrare direttamente in uno spazio web, a meno che tu, cioè a condizione che tu conosca appunto le chiavi che ti vengono fornite dal proprietario dell'host in posta elettronica. Ogni volta che ti registri ti vengono mandate le credenziali. E quindi avrai l'indirizzo che metterai qui, quindi l'indirizzo del tuo indirizzo internet, www.tuosito.it, poi avrai l'username, la password e la porta, il numero della porta che generalmente, insomma, normalmente è 21. Quindi basterà scrivere 21 qui sotto e cliccare su connessione veloce. Io l'ho già fatto, ma lo voglio rifare per entrare dove voglio farti vedere alcune cose. Ecco, questo che cos'è? Lasciando perdere la parte sotto e la parte sopra, perché sotto hai una coda di file che va ad inserirsi nel momento in cui li vai a caricare, nella parte sinistra trovi tutto quello che è qui, praticamente è il tuo computer, mentre quello che trovi sulla destra sono tutti i file che sono all'interno dello spazio web del server che tu hai acquistato o, ripeto, in caso tu lo abbia creato in maniera gratuita con Altervista. Quindi, se tu volessi caricare, non so, un'immagine, ti basterebbe trovare la cartella appunto immagini dove sono state caricate le immagini inizialmente e deputare un file o addirittura tutti quanti, evidenziandoli appunto col tasto sinistro e poi col destro è possibile schiacciare upload. E praticamente questi file andranno a trasferirsi direttamente sul server in un attimo. Facciamo una prova con uno solo, magari tanto per farti capire. Ecco, questo file è già caricato, quindi voglio sovrascriverlo, voglio riscriverlo di nuovo all'interno del mio spazio web, magari perché l'ho modificato, perché l'ho cambiato, mi basterà spingere ok. Ecco, il sistema farà la transazione. Posso anche trascinarlo tenendo premuto il tasto sinistro e portarlo direttamente in questa zona e poi rilasciare il tasto. Farà esattamente la stessa funzione. Che cosa succede al momento in cui ho caricato un qualcosa? Lo posso poi andare a rivedere. Adesso abbiamo fatto un semplice test con appunto delle immagini. Se io non so, volessi andare a prendere un file particolare, potrei, ecco, voglio prendere questo file qui, voglio vedere questa pagina che ho caricato, quindi l'indirizzo che a me servirà sarà appunto, come puoi vedere in questo caso, casevacanzecroazia.com, apri blog gratis e poi qui avremo
Qui c'è un errore, dovrebbe essere un solo slash, quindi non ha importanza. E poi la pagina si chiama, il nome della pagina è domande frequenti affiliazione.html. Quindi se io voglio ritrovare questo percorso lo devo andare a cercare poi su FileZilla. Quindi lo andrò a cercare immediatamente. Abbiamo detto che la prima estensione, cioè la radice del sito, è questo, e quindi siamo già nello spazio dedicato a Case Vacanze Croazia. Poi andremo a prendere la cartella tra questo slash e questo finale che è chiamata appunto Apri Blog Gratis, e ci cliccherò dentro. E quindi, ecco, come puoi vedere, si apre tutto quello che c'era all'interno di questa cartella, e andrò a cercare proprio il file domande frequenti affiliazione. Il file domande frequenti affiliazione è questo qui. Quindi quando io devo ricercare un file all'interno del server dove l'ho caricato, mi basterà semplicemente andare sulla cartella di riferimento dove so che io ho messo quel file, aprirla, cliccare una volta sola, andarmi a copiare senza doverlo riscrivere a mano il tutto, poi assicuratevi di cliccare in modo che ritorni normale, che non sia possibile modificarlo, e andrò a scriverlo. Quindi immaginiamo che qui non c'è nulla. Ok? Non c'è nulla. Quindi adesso devo riscrivere il file per andarlo a trovare. Quindi metterò uno slash sempre e comunque nella parte finale. Dopodiché caricherò sopra l'estensione finale, il nome del file che mi interessa, però abbiamo detto che all'interno c'è questa cartella qui. Quindi mentre l'estensione la trovo qui, la cartella che contiene i miei file la trovo sempre qui in alto. Quindi in realtà ti basta copiare tutto quello che c'è qui più il file che devi andare a cercare per poterlo riportare poi dopo qui in alto. Quindi io copierò quello che a me serve a livello di nome e lo metterò dove manca. Aggiungerò uno slash perché altrimenti il computer non riconosce che c'è una cartella e quindi mi darebbe errore. Quindi quando vado a cliccare mi ridà chiaramente, ecco, la pagina che io avevo ricercato. Quindi questo è un ottimo sistema. FileZilla è certamente tra i migliori in commercio in questo momento. Esiste certamente anche una versione pro per un uso aziendale un po' più complesso, ma insomma il principio è quello lì. Per il momento non ti serve sapere nient'altro. Queste sono diciamo, le poche basi che servono per capire come io, una volta che ho creato il blog o il mio sito sul mio computer, poi dopo vado a fare il trasferimento direttamente. Di queste cose ne vedremo ancora e ancora in maniera molto più approfondita più avanti. Io ti do un consiglio: apri sempre le mail che ti arrivano quando vedi scritto Lentini Christian, aprila sempre perché ci sono sempre chicche, novità e comunque pseudo lezioni per quanto riguarda tutte queste cose. Quindi imparerai dalla A alla Z a costruire il tuo sito, il tuo blog, a montare le offerte per vacanze Croazia Mare, quindi a essere messo in condizioni proprio per partire da solo, per andare tranquillamente poi dopo da solo nella vendita dei viaggi in Croazia. Quindi che questo rifletta le tue passioni è un motivo in più per cominciare ad imparare un qualcosa che magari prima non conoscevi o ne ignoravi addirittura l'esistenza. Io con questo ti ringrazio per avermi seguito, ti do appuntamento al prossimo video e ti saluto, ti auguro buona giornata. Ciao, grazie.